Siamo con Claudio Onofri, che ha appena disputato una partita per iniziativa benefica di dei bambini per Haiti. Partita è una parola grossa, onestamente, no, però insomma ci piace. Questa organizzazione ha questo intento, diciamo che spera di migliorarsi in futuro per far venire più gente possibile, per aiutare chi ne ha bisogno in quel momento, e purtroppo c'è sempre un momento in cui qualcuno ha bisogno, come in questo caso per Haiti, e poi anche per lanciare un messaggio, diciamo così. Siamo tutti ex Blucerchiati, ex genoani, che stanno insieme, stavano insieme anche quando giocavano, in un momento in cui onestamente si vedono, si leggono e si sentono cose non bellissime. È un messaggio anche che vogliamo dire: la rivalità cittadina è una cosa bella se presa con la giusta misura, e allora anche questo può, è un secondo fine, ma credo anche importante. Siamo nella settimana post derby, quindi devo chiederle cosa ne pensa di questo derby. Ma il derby è stato vinto meritatamente dalla Sampdoria, nel senso che nella prima mezz'ora, devo dire, la Sampdoria ha fatto quello che il Genoa ha fatto in tutta la partita nel girone d'andata. Non avendola fatta per tutta la partita la Sampdoria, poi il Genoa ha avuto un ritorno anche importante e magari avrebbe anche meritato il pareggio per alcune occasioni avute, per cui un derby molto equilibrato tra due squadre che comunque adesso si stanno facendo vedere alla grande, la Sampdoria soprattutto in questo momento che lotta per il quarto posto, ma anche il Genoa l'ha fatto l'anno scorso e quest'anno si è consolidata in un target, direi, di prestigio che fa onore ai dirigenti di tutte e due le squadre e anche alla città. Il campionato chi lo vincerà invece? Ma è domenica, e credo che sia lo spartitraffico importante, Lazio-Roma e Inter-Juventus, perché dopo penso che tutte e due potrebbero vincerle e quindi mantenere inalterato eventualmente il distacco o addirittura il pareggio, a seconda di come credo che sia la partita. Lazio-Roma la vedo ancora più difficile un po' per la Roma, perché la Juventus non è in un grandissimo momento e soprattutto giocando in casa l'Inter, è vero che anche la Roma gioca in casa, ma è un derby, è diverso insomma, quindi in questo momento magari leggermente favorito l'Inter, però la Roma ha fatto un girone di ritorno strepitoso e quindi meriterebbe anche il successo. Ci saluta tutti i pazzi per il calcio, è Sandro Scarrone l'arbitro. Sì, no, lo so, ma ha arbitrato tante volte, ho avuto anche da dire con quel mascalzone. Che arbitro è? No, sì. No, è bravo, è uno che usa il colloquio, diciamo così, per stemperare alcuni nervosismi che sono sempre accesi anche in partite amichevoli come queste. Cartellini ne tira fuori? No, con me no, perché sa che poi insomma, ho mantenuto un certo aplomb fisico, quindi.